Amici, riconoscete la mia voce? Scommetto che qualcuno ci è riuscito subito. Sono proprio io, Anita. Sono qui per raccontarvi una grande storia. La storia dei miei viaggi nell'universo e di come sono diventata una bambina magica. Perciò popcorn alla mano e mettetevi pure comodi. Da dove posso iniziare? Vediamo. Da qui. Tutto comincia a Belverde, la cittadina dove sono cresciuta. Certo, non proprio la capitale del divertimento, ma sicuramente un luogo tranquillo e circondato dal verde. Le mie giornate iniziavano a scuola, insieme ai compagni e alle mie amiche del cuore. Varcato il cancello, ci salutavamo sempre con un grande sorriso stampato in viso. Sempre che qualche slime volante non ci avesse colpito prima. Poi iniziavano le lezioni. Scienze, storia, geografia, lingue straniere. Mi sono sempre data da fare, seguendo con attenzione, così che i compiti a casa risultassero più facili e veloci. E anche in modo da guadagnare tempo per uscire a giocare con i miei amici del parco. Poi però ho iniziato ad avere una strana sensazione. Come se lezioni a scuola, compagni, amichetti del parco e il poco tempo libero che mi restava fossero la solita routine quotidiana che si ripeteva ancora e ancora. Sembrava che il tempo non scorresse più. Finché una sera, al parco, successe una cosa che mi avrebbe cambiato per sempre. Ciao Kiki! Ciao Dudu! Come state? Che bello rivedervi, mi siete mancati tanto! Scusate, ma oggi avevo un sacco di compiti da fare. Kiki, ti vedo un po' più cicciottello oggi. Non è che hai mangiato troppo? Ah, questo bosco è davvero fantastico. È così rilassante stare qui con voi. Non posso crederci. Sembra che una stella cadente si sia schiantata proprio qui vicino. Oh no, Kiki! Potrebbe essere pericoloso. Ferma, non andare là. Non correre, aspettami. Dudu, aspetta! Fermo lì! Arrivo a prenderti! Ah, mi hai fatto preoccupare. Ma dove siamo finiti?
cos'è questo posto? Nessuno! Dai, vieni fuori, non essere timido! Ma tu chi... che cosa sei esattamente? Quindi sei tu che hai fatto tutto questo baccano? Hai fatto spaventare i miei amici, sai? Dai, non fare così, non volevo rimproverarti. Pensa che oggi abbiamo entrambi trovato un nuovo amico, non credi? Sei proprio simpatico. Beh, amico cristallo misterioso, è davvero tardi per me. Devo tornare a casa. Se decidi di rimanere da queste parti, posso venire a salutarti domani. Ehi, ma che fai? Vuoi venire con me? Spero solo che mio padre non si arrabbi. Dai, andiamo! Non so cosa dirà papà, ma io sento che già ti voglio bene. Ho deciso. Da oggi staremo sempre insieme. Sarebbe questo quindi il pianeta Terra? Nel prossimo episodio! Scappa via da qui! Cosa? Quei ridicoli viaggiatori stellari credono di potermi mettere in difficoltà.